Il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa, per continuare a svolgere il suo lavoro. Così il Presidente del Consiglio in Parlamento per le comunicazioni in vista del vertice europeo di domani e dopodomani. Un invito alla coesione, quello di Conte alle forze di maggioranza, le prese con intense fibrillazioni su MES e Recovery Fund. Sulla riforma del meccanismo salva stati alla fine l'intesa è stata raggiunta con i dissidenti grillini. Alla Camera solo 6 pentastellati hanno votato contro, al Senato tra poco dovrebbero essere solo 4 i no dei 5 Stelle. Per Conte dunque una boccata d'ossigeno, ma nulla più. Resta il nodo molto più complicato del Recovery Plan, ossia il piano italiano per ottenere i fondi dall'Europa per gestire la ricostruzione. Italia Viva di Renzi continua a fare le barricate, le ministre Bonetti e Bellanova sarebbero pronte alle dimissioni se si dovesse procedere con l'ipotesi di una task force esterna nella gestione della montagna di soldi che arriverà dall'Europa. Se ne assumeranno la responsabilità, la replica del ministro per gli affari regionali Boccia, che annuncia l'impugnativa del governo contro l'ordinanza del presidente dell'Abruzzo Marsilio di portare la regione dalla zona rossa a quella arancione.